Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Sono a casa da mia mamma per il cenone di Capodanno e vi faccio vedere che cosa abbiamo acquistato da Conad. Allora, il totale della spesa è di 93 euro circa, insomma. Abbiamo preso lo zampone e qui vedete, zampone cuotechino, 900 grammi. Poi i prezzi compaiono qui sotto, appena possibile, comparirà. Poi ho acquistato questo per lasciarlo a mia mamma, è olio della Costa d'Oro, grezzo 100% italiano, non filtrato, e da provare, vedere com'è. Poi questi giorni poi mangeremo, adesso vi faccio vedere cosa. E ho preso questo sugo alle vongole, sempre marchio Conad. Poi la passata Mutti. Poi abbiamo preso del vino rosso per il ragù. In questi giorni poi avevo preso queste brioche con la crema all'interno della Bauli. Poi il pane, questo senza crosta per i sandwich, questo marchio Conad, questo Mulino Bianco. Poi il latte, questo, il latte del Tiguglio, senza lattosio, molto buono. E poi basta, perché questi sono tutte cose che abbiamo acquistato giorni fa. Non di Conad. Poi apriamo il frigo di mia mamma, che è un burdel. Allora lì c'è sempre il solito latte. Poi sono andata a prenderle questi gnocchi di patate, questi che li mangiamo oggi a pranzo, che sono i mezzelune di gamberi e burrata. Quello che vedete là in fondo è il latte al cioccolato, questo è di mia figlia. Poi questi teneroni sono una novità, bocconcini di petto di pollo che le lascio, poi il crudo stagionato. E questo cotto dell'aia, ok. Poi lì qui sotto in rosticceria ho preso le lenticchie perché è più veloce così da fare. Poi le ho preso il gorgonzola dolce della Sapori Dintorni e qui le avevo fatto una frittata di zucchine. Ve la stiamo finendo. Poi abbiamo preso dei salamini affumicati, gusto affumicato, sempre per stasera. Poi sempre per stasera queste che sono le specialità degustazioni di salmone e mi ispirano. Uno è aromatizzato al whisky, questo alle erbe aromatiche e questo è sashimi classico. Poi qui abbiamo preso, non sta neanche, cioè è così grosso che non sta neanche nel frigo, è un problema. Questo che ve lo farò vedere su Instagram, è comunque preso in rosticceria anche questo ed è capomagro. E basta, per questo è tutto. Poi non so nel freezer se ho della roba. Sì, qui ho messo del ragù che avevo comprato i giorni passati e questi sono i panzottini che deve ancora finire e qui ho delle fettine impanate. Poi ho preso queste frastagliate all'uovo da fare con il ragù che avete visto nel freezer, queste sardine portoghesi all'olio d'oliva, la scatoletta. E sempre per gli antipasti stasera, questo misto funghi alla boscaiola. Poi ho preso questa ciabatta con
Questa 2,06 euro e 2,15 euro. Poi le uova, ho preso queste qua, sono 6 uova fresche, sempre marchio Conad. Due zucchine belle grandi da 1,53 euro. E questi tartufi classici con nocciole, così, piemontesi. Bene, allora, la spesa quindi era di 93 euro e dovrebbe essere 14 centesimi. Ancora tanti auguri e buon anno a tutti quanti. Vi lascio con questa bella immagine del nostro alberellino da tavola e ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!